Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale Mastro Titto, ottavo episodio per la nostra serie di Gravity Rush 2. Prima di ricominciare vi ricordo due cosette al volo. La prima è che è disponibile la pagina Facebook sempre chiamata Mastro Titto e che l'ho creata appositamente per voi proprio per darvi modo di scrivermi i vostri commenti, pensieri e domande sulle varie serie che abbiamo sul canale e che dove ci sono anche caricati diversi video, quindi se volete recuperarli state comodi anche direttamente da Facebook, non solo da YouTube. L'altra cosa è che se il video vi piace per favore condividetelo sui vostri profili social Facebook e Twitter, in questo modo mi darete un enorme aiuto per far crescere ancora di più il nostro canale. Detto ciò, nell'ottavo episodio partiamo sempre a manetta a 2000 all'ora e andremo a svolgere la missione di sfida proprio qui accanto che si chiama presa a tempo, la missione secondaria, ombre su ombre, e la missione di storia numero 6, tavoli separati. Cominciamo per gradi e partiamo con la sfida. Presa a tempo, si parte. Vediamo che cosa, che il record da superare, quel punteggio per fare il primo posto, per aggiudicarci il massimo bottino, è 2500 punti. E la missione dice, sottrai le provviste ai soldati della guarnigione, ma non farti scoprire. Il raggio del campo di stasi ovviamente è limitato, quindi non possiamo tirar su chissà che cosa. Ed è esattamente la stessa meccanica di gameplay che abbiamo già visto nella missione secondaria dello scorso episodio. Quella dove andavamo al forte di Bismalia e dovevamo aiutare i 100 piedi a recuperare tipo 30 casse. Di viveri da portare ai più poveri, quindi esattamente come quella. E invece quest'altra sarà una sfida a tempo con punteggio. In realtà l'unico consiglio che posso darvi per completare questa missione è di svolgerla esattamente come appunto quella di storia, quindi andiamo a recuperare le casse con la stasi, anzi secondaria non di storia. Una volta fatto questo aggiriamo le guardie, accumuliamo punti anziché il numero di casse e raggiungiamo i 2500. Tutto qui. Facciamo il più in fretta possibile e vediamo che succede. Perfetto, sfida completata. In realtà ci hanno ucciso, ma non è un problema. Avanzavamo a 9 secondi, ma non è successo nulla. Semplicemente fa terminare la sfida prima del suo tempo naturale. Però avete visto come avevamo bisogno di 2500 punti, ma ne abbiamo fatti addirittura 2680. In realtà non è difficile la sfida, anche se veniamo scoperti. Infatti avete visto, ci hanno beccato praticamente subito, già inizio missione, perché non è che tolgano molto vita le guardie. E più cassa andiamo a scaricare al di fuori della mappa ad accumulare punti, più tempo avremo di bonus, come fosse un checkpoint, diciamo. Proprio il bonus di tempo per poter continuare a sviluppare la missione e quindi fare sempre più punti. Arrivati più o meno in questa zona, avremo talmente tante guardie addosso con i robot più grandi che ci faranno un ingente danno, bloccando la nostra operazione di lancio casse ed uccidendoci. Quindi l'importante è arrivare grosso modo in questa zona quando mancano 200-300 punti, scaricare le ultime casse e quindi andarla a completare. Abbiamo preso anche il talismano codice dei ladri e quindi completato la sfida. Adesso vediamo anche che cosa dice il talismano. E intanto un bel applauso perché siamo stati bravissimi. Yeah. Option, talismani, e andiamo a leggere che cosa ci dà. Sempre di questa categoria, prima o poi troveremo anche i talismani per lo spicchio di luna e per tipo l'immagine del triangolo della stella là sotto. Codice dei ladri, aumenta scorte, aumenta il numero di oggetti afferrabili contemporaneamente in un campo di stasi. Questo per noi già è buonissimo, perché da 3 in teoria passiamo a 4 oggetti alla volta. Assorbitore N, l'indicatore di gravità si riempie ogni volta che vengono inflitti danni a un nemico a gravità normale. Quindi senza alterazione di gravità, ma semplicemente con combo a terra. Quindi possiamo lanciare un oggetto in più e possiamo prendere più gravità quando andiamo a picchiare un nemico, in realtà normalmente stando a terra. Quindi vediamo già che rispetto a quest'altra abilità
Beh, in realtà è molto buona, però perdiamo la possibilità di alterare la gravità con meno, diciamo, con meno indicatore gravità, con meno punti. Quindi sono buoni tutti e due, lascio a voi la scelta se volete avere un oggetto in più da lanciare oppure se volete consumare meno gravità quando usate la gravità. Io per il momento resto così, con consegna perfetta. Al che adesso andiamo a selezionarci la missione secondaria di questa qui tra quelle azzurre e prendiamo ombre su ombre. Accorcio il viaggio e ci vediamo direttamente a destinazione. A tra poco! Missione secondaria, ombre su ombre. Si comincia. Deve essere qui. Spero che la sua fiata sia vera. Che sta facendo quello? Mi sembra piuttosto sospetto. Ehi, cosa stai facendo? Ah, chi sei? Sei davvero sospetto? Te ne stai lì a parlare da solo? Sospetto? Io? No, no, sono loro i sospetti. Sono un giornalista, voglio fare uno scoop su un accordo illegale. Un ufficiale della guarnigione è in combutta con un riccone di Girga Paralau. Oh, dei criminali, eh? Se vuoi ti do una mano a beccarli. È bello trovare qualcuno con il cuore che batte per la giustizia. Ehi, ma quella è... Ed arriva una nave, in teoria, delle guardie, quindi dei nemici del consiglio, del congresso, come diavolo si chiamava. Della congregazione, quelli lì, insomma. Guarnigione, ecco, non mi verrà mai. Però guarnigione. È una delle aerobarche della guarnigione. Deve essere l'ufficiale di cui parlavi. Dobbiamo raggiungere quella barca. Oh, guarda quante armi. Sono tutte così reali. La mia unica arma è la penna con cui scrivo gli articoli. Sono contrario alla violenza. Vuoi lasciare che la passino liscia per caso? Farai giustizia tu, cerca di scattare una bella foto e io la farò pubblicare sui giornali. Ci serve una foto del momento in cui si svolge l'accordo. Assicurati che si vedano entrambi i loro volti e scatta quando avviene lo scambio. Se ti vedono l'accordo salterà, quindi fa attenzione. Doneremo alla città la giustizia che merita, la mia penna è ansiosa di scrivere. Evviva la giustizia! Ma perché devo fare io il lavoro pericoloso? A volte noi dobbiamo rischiare tutto pur di rivelare la verità al mondo. Immagina che quel noi significhi io. Beh, non credo di avere altra scelta. Perché mi faccio sempre trascinare in queste cose? A giudicarti lo scoop. Trova il punto migliore per scattare delle foto dell'accordo mentre è in corso. Se il livello di allerta sale troppo, si accorgeranno di te. Evita di alterare la gravità e di volare, poiché così facendo sarai facilmente notato. Quando ti individuano, se nell'area non ci sono altri nemici, sbarazzati del nemico in allerta per impedirgli di contattare il quartier generale. Ok, da qui parte la missione stealth e raggiungiamo l'obiettivo. Quindi, se non ricordo male, il percorso più corretto è questo qui, per cui scendiamo dalle scale. Non usiamo mai la gravità, altrimenti ci vedono subito. Aggiriamo i gruppetti di guardie di pattuglia e risaliamo tramite quest'altra scalinata qui. Passiamo andando sempre avanti, qui facciamo attenzione magari alle navette che passano. E di qui andiamo di sotto. Tagliando per questa parte, passiamo tutto in esterno e raggiungiamo poi quel lato lì dei container nell'hangar, questo qui del porto, scusate, non dell'hangar. Questi container qui e siamo arrivati alla prima destinazione. Da qui ci avviciniamo alla prossima che è abbastanza vicino ed arriviamo alla nave che è appena attraccata. Ci siamo. Dove sono tutti? Miau! Quello è... E da questa posizione notiamo che qualcosa non va. Vediamo altre guardie e devono essere tutti coinvolti nell'accordo, quindi ci sono moltissime pattuglie, moltissime guardie che sono coinvolte in questo accordo tra appunto l'ufficiale delle guardie e un riccone che non sappiamo chi è di Girga Paralau. Quindi è qualcosa di molto grosso, di molto pericoloso. Ecco il luogo dell'incontro, perfetto, quindi intanto l'abbiamo identificato e identifichiamo anche il punto più consono dal quale scattare una foto ben chiara, che è tra appunto queste casse laggiù, tra questi container. Guarda quanti sono! Non mi sarà possibile arrivarci direttamente. Forse da qualche parte c'è un modo per scendere. Qui ragazzi, se tentiamo di volare, chiaramente le pattuglie ci vedono subito e dobbiamo ricominciare da questo punto qui. Per cui andiamo a fare una strada in accelerazione che ci porti il più vicino possibile a quei container.
Forse posso scendere da quella parte. In effetti, una volta che la navetta è passata, abbiamo notato questa strada, questo percorso, e possiamo scendere sempre senza alterare la gravità. Tanto una caduta, per quanto sia brusca, non ci fa danno. Di qui passiamo da questa parte. Vedete come, passando tutto al di sotto della zona di interesse, in realtà le guardie non ci vedono perché non ci sono, non controllano. Arriviamo di qui e da qui sgattaiolamo molto in fretta verso quell'hangar. Sempre senza utilizzare la gravità, facciamo un salto, ci aggrappiamo al bordo e siamo arrivati a destinazione. E da qui possiamo scattare la foto. Gli altri non si sono ancora fatti vedere. Mentre aspetto, sarà meglio scattare una foto all'ufficiale. Quindi croce direzionale su. Zoomiamo con il tasto R2, così ingrandiamo un po'. E quello è l'ufficiale con le guardie. E da qui si fa una foto tentando di star fermi con le mani. Eccolo qui. Ho inquadrato per bene l'ufficiale. Quindi l'abbiamo fatto più o meno un primo piano. Foto scattata. Oh, arrivano dei soldati. Hai sentito che arriveranno verso mezzogiorno? I ricchi non sprecano solo i soldi, ma anche il tempo. Per fortuna, non mi hanno visto. Pare che l'altro tipo non si farà vedere per un po'. Forse dovrei portare questa foto a quel giornalista? E da qui torniamo dal giornalista, però facendo un percorso in teoria diverso. Dovrei mostrare la mia foto al giornalista, quindi possiamo tranquillamente passare attraverso questa galleria e andare a recuperare anche alcune gemmine magari strada facendo, se ce n'è qualcuna. Così facciamo tutto il percorso esterno e torniamo nuovamente senza farci vedere. Passiamo di qui. Di qua vedete che c'è una guardia. Gli andiamo comunque incontro e la colpiamo con la bomba a terra per eliminarla. Infatti vi ricordo, come ci ha dato istruzioni la missione, che se la guardia è sola, prima che dia l'allerta, in realtà può essere eliminata senza problemi. L'importante è che non usi il fischietto e che quindi non vada ad allertare tutti quanti nelle vicinanze. Anche l'altra l'abbiamo eliminata e continuiamo ancora a salire. Eliminiamo anche questa. Vedete come con una combo completa vanno subito giù. E da qui cerchiamo di identificare il percorso corretto, sperando di non sbagliare per tornare su. Infatti dice da qui posso salire. E infatti noi da qui andiamo ad usare la gravità, perché in teoria non ci vede nessuno. Possiamo anche saltare direttamente sul palazzo. Siamo molto vicini a destinazione per nostra fortuna. Oh, c'è un'altra guardia, la dobbiamo eliminare. Questa qui non me la ricordavo assolutamente, non sapevo che fosse qui. Però ne abbiamo vista una in più. E da qui siamo praticamente arrivati, però il nostro amico giornalista è stato scoperto dalle guardie. Quindi con la gravità saliamo un pochettino, non troppo, e da lì calcio gravitazionale sulla guardia. L'abbiamo abbattuto e salvato anche il nostro amico. E automaticamente siamo anche tornati da lui per potergli parlare e fargli vedere la foto della guardia incriminata. Sei tornata, vuol dire che hai scattato la foto? Sì, volevo assicurarmi che andasse bene. È l'ufficiale, ottima foto. E l'altro tizio? Non si è ancora visto, sembra che arriverà verso mezzogiorno. È quasi mezzogiorno. Scommetto che è su quella nave. Sbrigati e scattagli una foto. Ricevuto. Le unità volanti se ne vanno, finalmente posso muovermi. Allora, questo segnale perché, ragazzi? Perché le pattuglie sono molto di meno e possiamo utilizzare la gravità. Perché utilizzare la gravità? Perché in realtà, quando torneremo al punto di incontro tra i due, le pattuglie saranno tantissime e da terra non potremo fare praticamente quasi nulla. Per cui con la gravità passiamo da questa parte. Facciamo anche in fretta per quanto sia possibile. Non so laggiù che diavolo ci sia, che il gioco dice che c'è qualcosa. In realtà non c'è niente. Scendiamo qui sotto, così. Vedete, le distanze sono grossomodo queste. E da qui abbiamo la prospettiva dall'alto. Vedete già quante pattuglie ci sono sotto. E gli accessi, vedete, delle scalette in realtà sono bloccati. Ci sono molte più pattuglie. Ed è qui il gioco dice: trova un punto per una foto. Il punto esatto è questo qui davanti a noi. Vedete questa specie di torretta qui in alto, questo rialzo. Noi andiamo semplicemente qui, ci fermiamo e questo è il punto migliore. Questo mi sembra un ottimo punto. L'accordo sta per iniziare. Miau. Ed ecco che arriva il riccone, in perfetto orario. Io se riesco ci provo, vi apro anche la mappa al volo e vi zoom al massimo la mappa per identificare proprio il punto preciso dove siamo, se magari può essere scomodo orientarsi la prima volta che fate la missione. L'accordo si sta svolgendo, dobbiamo scattare una foto, vediamo se ci riesco. Miao! Ok, ho aperto subito, ve lo zoom al massimo possibile per identificare di più nel dettaglio quello che è il punto esatto dove siamo, quindi in questa zona qui. Qui si svolge la missione, per fare la foto e completare la missione noi siamo qui.
Al che, sempre croce direzionale verso l'alto, zoomiamo un po' e aspettiamo il momento in cui il riccone va a dare la valigetta all'altro tizio e possiamo muoverci con le mani col sensore di movimento sul pad. Il dito indice su R1 pronto a scattare. Siamo pronti. Eccolo, via, adesso. Ne abbiamo fatto anche più di una, che male non fa. Comunque sia, la foto andava bene, quindi proprio nel momento in cui c'è il gesto del passaggio della valigetta, lì andiamo a scattare la foto. Abbiamo anche visto che è strapiena di soldi. Ho la foto, ora devo solo portarla a quel giornalista. E da qui torniamo direttamente dal nostro amico in automatico. Perfetta, come hai fatto ad avvicinarti tanto? Quando la gente la vedrà non potrà starsene con le mani in mano. Grazie a questa foto e alla mia penna, il martello della giustizia ricadrà sui malvagi. Con questo articolo diventerò famoso. Grazie, collega amante della giustizia. Mi piace la storia del martello, non vedo l'ora di leggere l'articolo. E anche la missione secondarie, ombre su ombre, è stata completata. Qui ragazzi, un doppio, bravissimi, perché non sembra mai particolarmente ostica come missione. Soprattutto quando non la si è mai sviluppata, non la si conosce e bisogna fare molti tentativi anche per capire dove andare e dove posizionarsi, quindi doppiamente bravissimi. Al che finalmente siamo arrivati al punto di andarci a selezionare la missione di storia. Vediamo un attimino come si chiamava e dov'era. La sesta, tavoli separati. E la andiamo a svolgere anche perché per tutto il resto praticamente abbiamo fatto tutto per ora. La destinazione è piuttosto distante e quindi al solito accelerazione a tra pochissimo si va. Siamo praticamente arrivati, però a due passi dalla missione di storia c'è questo tombino e al solito ragazzi vi invito sempre ad attivare questi punti di teletrasporto, non semplicemente per un discorso di l'abbiamo fatti tutti e quindi abbiamo preso il trofeo, ma soprattutto perché più avanti saranno molto comodi per dei viaggi rapidi, così che risparmiate proprio del tempo. Parecchi secondi e parecchi minuti quando vi trovate ad affrontare missioni molto distanti tra loro. Al che siamo arrivati comunque qui ed attiviamo la missione di storia Tavoli separati. Si comincia. Non pianga, signora, si asciughi le lacrime. Davvero? Mi aiuterai? Uffa, Sid, perché non tieni la bocca chiusa? Deve essere bello non avere altro da fare che girovagare e attaccare bottone con ogni donna. Può scordarsi che lo aiuti ancora in miniera. Oh, Kat, tempismo perfetto. Eh? Signora, questa è la ragazza che controlla la gravità. Come le dicevo. Sul serio? Questa ragazzina avrebbe dei poteri del genere? Se è così, avrei un gran bisogno del tuo aiuto. Il mio aiuto? Già, questa povera donna è veramente disperata. Aiutala, Kat, sei la sua unica speranza. Oh, beh, io non credo di poterla aiutare. Kat, rimanga tra noi. È ricca sfondata. Falle questo favore così poi lei ne farà uno a noi. Capisci il mio piano? Perché non glielo fai tu il favore? Andiamo, Kat, è l'occasione giusta per ripagare il debito. Vorrei aiutarti, ma. Ai ai, che male! Sid! Se solo non avessi questa dannata ferita. Va bene, ci penso io. Episodio 6. Tavoli separati. Quale sarebbe il problema? Mi dica di più, magari posso esserle d'aiuto. Da dove comincio? Beh, è una lunga storia, ma. Voglio invitare alcuni amici a un cocktail party. Sarà una festa grandiosa. Ho pensato a un sacco di cose da fare, ma i miei servi hanno criticato tutte le mie fantastiche idee. Non si è mai visto, hanno detto. Ci vorrà troppo, hanno detto. Quindi i suoi servi non vogliono servirla? Oh no, mi serviranno, volente o nolente. E qual era la cosa che non si era mai vista? È una faccenda risolta. Ora smettila di interrompermi. Mi scusi. Comunque sia, i miei servi si stanno dando da fare con i preparativi, per cui potrei chiederti di farmi un piccolo, minuscolo favore. Consegneresti questi inviti per la festa? Non posso dare un party se non ci sono ospiti. Giusto. Poteva chiederlo subito senza girarci tanto intorno. I nomi sono scritti sulle buste. Ovviamente sarei ricompensata adeguatamente per il tuo aiuto. Va bene, ci penso io a ricapitare tutti gli inviti. Kat è bravissimo a occuparsi di certe cose. Oh, Sid sta per ricominciare. Consegna gli inviti, quindi lì per lì sembrerebbe veramente una grandissima baggianata. C'è semplicemente da fare R1 R1, X per accelerare il tutto e andare direttamente a destinazione. Vediamo però una volta arrivati che cosa succede.
In casa non c'è nessuno, ed è così che cominciano i primi grattacapi. Forse devo cercare in giro per l'isola. Esattamente, il proprietario non è in casa e quindi dobbiamo girovagare un po' per trovarli. Ma quel po' è praticamente 2 metri, perché appena superiamo la piscina, i proprietari li troviamo praticamente già qui. Parliamo con la bambina, vediamo cosa è successo. No, no, no! Andiamo, tesoro, te ne comprerò un altro. Considerate, ragazzi, che in questo, diciamo, arcipelago di isolette, in questo gruppo di isole, esattamente al contrario di Lei Ulgona, qui sono ricchi sfondati da far paura, quindi ognuno ha il suo isolotto con villa, giardino e piscina. Non è come prima che sono tutte baracchette che cadono a pezzi e tutti vicini perché non hanno soldi. Qui c'hanno talmente tanti soldi che si comprano tutta gerga parolava quasi. No, io voglio quello. E quindi da ricchi, come si suol dire spesso, perché è così, sono anche molto viziati i bambini. Perché hanno tutto, ovviamente. Scusate il disturbo, ma ho una cosa per voi. Oh, giusto in tempo. Stavo giusto per chiamare un servo. Servo? Il palloncino delle mie bambine è volato via. Si sarà impagliato qui da qualche parte. E cosa vorrebbe che facessi? Rivoglio il palloncino! Giubbotte, ragazzina, giubbotte. Ma io devo solo fare una consegna. Oh, ma sono troppo in ansia per accettarla. Un palloncino, eh? Se lo recupero, prenderà questo invito? Vorresti farmelo chiedere di nuovo? No. Ma sono tutti così da queste parti? Ovviamente sì, tutti ricchi, tutti molto molto viziati in queste zone qui. Trova il palloncino scomparso, al che in realtà non è molto difficile sapendo dove si trova, per cui gravità. Andiamo sul tetto della casa, del villone, perché sembra quasi un castello più che una casa. Volendo possiamo anche dilettarci nel recuperare un po' di gemmine, perché non ce lo vieta nessuno, non è una cosa sbagliata, anzi. Lì c'erano solo quelle. E qui andiamo già a vedere che c'è il palloncino. Io, oltre a farvelo vedere così, vi apro anche la mappa e ve lo zoom il più possibile. Quindi qui a Lei Avina, o Havina direttamente, che dir si voglia, è la zona ricca di Girga Paralao, colonia vecchia, non ha neanche senso, ok, e sull'isolotto è esattamente qui dove vedete poi il pallino in nero. Quindi andiamo addosso al palloncino e lo recuperiamo. Ecco fatto. Trovato, devo riportarlo a quella bambina. Quindi tutto molto molto semplice. Scendiamo rapidamente e diamo alla bambina straviziata e testarda il suo maledetto palloncino. Il mio palloncino! Sei contenta, tesoro? È davvero felice, deve essere proprio un palloncino speciale. Certo, io ho solo i giochi migliori. Vola più in alto e più veloce perché è pieno di gas gravitazionale. Mio papà conosce gente importante. Sono l'unica ad averne uno in tutta Lei Avina. Direi che sono il denaro e le conoscenze a far girare questo mondo. Già. Non solo qui in Gravity Rush, però. Ah, quasi dimenticavo. Ecco la sua consegna. Ovviamente la... diciamo la letterina con l'invito. Un invito? Chissà che tipo di festa sarà questa volta. Adoro le feste, quanto mi piacerebbe venire. Che sciocca, la servitù non viene alle feste. Non sono una serva. Allora perché sei qui? Sembri povera in canna. Lei Avina non fa per te, è solo per la gente ricca come noi. Allora resta lì. Esatto, tesoro, la madre è anche peggio della bambina, ovviamente. Ho cresciuto una bambina deliziosamente intelligente, no, deliziosamente stronza. Signora, esattamente questa. E ovviamente noi tramite gatte pensiamo tale madre, tale figlia. Ok, non resta che andare alla prossima villa, quindi anche qui aspettiamo che il gioco si aggiorni. Ci dà la prossima destinazione, che è a più o meno 200 metri, e sempre col viaggio gravitazionale ci spariamo a tutta forza verso la prossima isoletta. Siamo arrivati anche qui, e da qui ugualmente altri problemi. Salve, ho un... È assurdo, i miei piccoli sono malati. I suoi piccoli? E dove sarebbero? Non li vedi? Guarda, li stanno appassendo. Oh, quei piccoli. Ha davvero un bel giardino. Basta chiacchiere e inizia ad annaffiare. Ma il giardino è suo, perché non ci pensa lei? Datti una mossa, ti tengo d'occhio. Sarà meglio farlo e basta. Ragionare con questa gente è del tutto impossibile. Quindi vedete come hanno la fantastica abitudine di trattare tutti come schiavitù. Il gioco inoltre però ci dice, per semplificarci un pochettino la vita, innaffiare gli alberi. Avvicinati a uno specchio d'acqua e premi cerchio per raccoglierne un po' in un campo di stasi. Lancia l'acqua contro un albero per innaffiarlo, esattamente come fosse un oggetto o una cassa da lanciare ad una guardia. Funziona sempre uguale. Il meccanismo di gameplay è sempre lo stesso, quindi ci buttiamo in acqua,
con cerchio tiriamo su delle bolle che posso dire anche graficamente sono ben realizzate, danno il senso di acqua, di liquido. Complimenti. Andiamo verso gli alberi e ne spariamo uno addosso, così che l'albero va ad abbeverarsi con l'acqua che gli abbiamo lanciato. Ripetiamo lo stesso procedimento per tutti gli alberi e completiamo anche questa parte di missione. Questa era l'ultima, vado a dire alla proprietaria che ho finito, quindi 12 alberi su 12. Molto semplice, molto veloce. Torniamo dalla rompicoglioni e vediamo cosa dice. Ho finito di annaffiare le sue stupide piante. Ecco la sua consegna. Pacchettino con l'invito. Oh cielo, un invito a una festa? Capisco, quindi non sei una mia serva, ma quella di qualcun altro. Non sono una serva. Ah, che stress. Cosa posso mettermi? È già tornata nel suo mondo. Beh, io ho fatto quello che dovevo fare. Addio. Ancora uno. Speriamo che il prossimo sia più normale. Purtroppo no. Non sarà più normale di questi. Anzi, forse anche peggio. Al che, ragazzi, non ci resta altro che fare un altro bel viaggetto rapido in accelerazione e raggiungiamo il prossimo isolotto a 560 metri. A tra poco. Siamo arrivati. E anche qui, in casa, non c'è nessuno. Forse devo cercare in giro per l'isola. Quindi da qui non bisogna far altro che esplorare un pochettino, volendo possiamo anche approfittare del momento per andare sul tetto di quest'altro edificio, cosa che non abbiamo fatto con quello dell'innaffiare le piante, ma volendo lo potete fare anche lì. Andiamo a recuperare qualche gemmina, vediamo se c'è qualcosa di buono in giro, ma non mi sembra che ci sia granché insomma da raccogliere, anche perché la maggior parte delle gemme che abbiamo fatto sono merito dei nostri sforzi nell'aver superato le sfide finora giocate e completate. Io rinnovo sempre l'invito, ragazzi, a farle tutte e a, diciamo, a mostrare lo stesso impegno quando visualizzate il video, sia per gli episodi di storia che per quelli delle attività secondarie, perché sono importanti nello stesso identico modo. Perché andare solo avanti di storia in realtà non ci porta da nessuna parte se non investiamo anche un po' di punti esperienza e di pratica nel gameplay anche per il personaggio di Kat. Andiamo avanti e prima o poi troviamo delle difficoltà eccessive. Anche qui io vi acceloro tutto perché... Ah no, non c'è da loro nulla perché abbiamo trovato chi ci interessava. Magari il proprietario. C'è solo un modo per scoprirlo. Lì andiamo a parlare. Vediamo un po' cosa dice. Non ce la faccio più. Dov'è andato questa volta? Mi scusi, è suo questo posto? Ehi tu, hai visto il padrone di casa? Padrone di casa? Non so di cosa stia parlando. Che cavolo c'è da capire? È il padrone di questa casa. Stiamo giocando per l'ennesima volta a nascondino. E se non lo trovo si arrabbierà e se la prenderà con me e con gli altri servi. È orribile. Posso darti una mano a cercarlo? Tanto devo comunque trovarlo se voglio recapitargli l'invito. Sarebbe grandioso. Deve essere da qualche parte qui intorno. Però sceglie sempre i posti più assurdi per nascondersi. E niente paura, lo troverò. Benissimo, intanto sappiamo semplicemente che gioca a nascondino. Se non ricordo male, il modo più comodo per trovarlo, sempre gioco permettendo, era quello di buttarsi di sotto dall'isola. A un certo punto ci fermiamo con la gravità ed andiamo ad esplorare un pochettino quello che è la base dell'isola, perché da qualche parte dovremmo poter avvistare, eccola lì, esattamente, un'aeronave parcheggiata, e questo è un grandissimo indizio. Praticamente il proprietario cosa ha fatto? Per andare a nascondersi in un luogo dove non poteva essere trovato dalla propria servitù, dei propri dipendenti, mi piace più definirli così che non servitù, ha preso la macchina volante e si è venuto a mettere qui sotto, quindi si è reso impossibile da trovare tutti gli altri, ma siccome noi non siamo scemi l'abbiamo beccato ed eccolo qui. Quindi ancora una volta riapro la mappa, qui la mappa, la macchina scusate, che è un punto di riferimento importantissimo, così dall'isolotto capite anche più o meno dove siamo. Ribadisco, siamo caduti di sotto e ci siamo fermati a mezza altezza. Da qui partiamo, basta andare di qui e l'abbiamo trovato. Trovato, tu devi essere quello che adora nascondersi di continuo. Eh? Non ti ho mai vista? Sei una nuova serva? No, sono qui solo per fare una consegna. Pacchettino con l'invito. Un invito, eh?
Mi chiedo che festa stai organizzando. Se posso permettermi, perché ti piace tanto giocare a nascondino? Stai stressando tantissimo i tuoi servi. Sono stressati? Davvero? È fantastico. Cosa? Mi sono stancato dei soliti giochi. Ora adoro giocare a stressare le persone. Credo che non sia divertente per nessuno a parte te. Finalmente ho consegnato tutti gli inviti. Rientriamo. E sempre in automatico torniamo ancora dalla signora, ricordo missione di storia questa qui, per andare a dirle che anche il giro di consegne in video è stato terminato con successo. Eccomi qua, ho consegnato tutti gli inviti. Ottimo, ora devi andare a prendere il carburante al mercato. Là troverai delle casse come questa. Cosa? Credevo di aver finito di sgobbare. Oh, mi sembra di sentire uno dei miei servi, è io che pensavo di darti una generosa ricompensa. Oh, beh, tanto per essere chiari, questo è l'ultimo lavoro, vero? Ormai sono in ballo, continuerò a ballare. Grazie, Kat, sei un vero tesoro. Lascia lì il carburante una volta che l'hai preso. Prendi il carburante al mercato. Quindi anche qui, viaggetto rapido. O anche tombino, se magari stiamo più vicini. Ci buttiamo di sotto per farla rapida. E con un taglietto in accelerazione andiamo subito a destinazione. A tra poco. Siamo arrivati. Parliamo col tizio della cassa. Sono qui per prendere il carburante. Oh, sei una delle serve della signora? Il carburante è nella cassa laggiù, prendilo. È già tutto pagato. Che ci dovranno fare con quelli di lei a Vina con tutto quel carburante? Hanno monopolizzato le vendite, non posso più soddisfare le richieste, quindi in teoria lo comprano tutto loro e chi ne ha bisogno anche al di fuori di questa gente più ricca non può comprarlo perché non ce ne sono proprio più. Non che si preoccupino molto dell'ambiente e oltretutto inquinano anche bruciando questo carburante. La gente che vive nelle case galleggianti non riesce quasi più neanche a scaldare l'acqua, quindi i più poveri sotto alla Iolgona non ce la fanno più. Beh, se ti dispiace tanto per loro, non potresti conservare parte delle tue scorte e rischiare di perdere gli affari? Spiacente, ma in questa città comandano i soldi, ovviamente loro sono mercanti, sono negozianti e pensano a un profitto, non pensano a soddisfare le richieste di tutti. Questa città è piena di problemi. Al che consegna il carburante alla villa della donna ricca. Mi sento in colpa ad aiutarla a prendere tutto questo carburante, però nel frattempo generiamo il campo di stasi con cerchio. Al che sia anch'io parte del problema. Dopotutto, se consegno il carburante a quella signora, sarò come quel mercante. Sono sicura che sarà più utile a qualcun altro. Meow. Si cambia rotta, Dusty. Questo carburante andrà dritto al centopiedi furioso. A lei, Olgona. Consegno il carburante alla donna o al centopiedi furioso. Onestamente, ragazzi, non so cosa cambia nel cambiare destinazione. Io anche per conto mio ripeto ancora la scelta che già ho fatto per conto proprio in un'altra partita e lo vado a dare a Leolcona perché mi sembra più giusto. La tizia lo va a bruciare per una festa, quest'altra invece ci scaldano il da mangiare e ci scaldano l'acqua per sopravvivere. Direi che è più importante darlo a chi ne ha di più e veramente bisogno. Per cui anche qui una bella accelerazione e consegniamo la cassa. Questa deve essere la strada per il covo dei 100 piedi, quindi la portiamo proprio direttamente a mano all'interno della loro base operativa, per così dire. Arriviamo a destinazione e parliamo con quest'altro, diciamo, membro della banda. Potresti farmi un favore e assicurarti che tutti ricevano un po' di questo? Ma è carburante, come hai fatto a trovarne così tanto? Solo la gente di Lei Avina ha abbastanza denaro per comprarne una quantità simile. L'ho ricevuto per aver aiutato una signora. Lo prenderò come una ricompensa per i miei servizi. Grazie, non sai quanto sia importante per noi. Farò in modo che arrivi a tutti. Quindi abbiamo fatto questo gesto caritatevole. Scusate se ogni tanto incespico al solito. Però in realtà abbiamo anche fatto un torto alla tizia che ci ha commissionato questo lavoretto. Quindi vediamo come la prende e come va a finire tutta la vicenda. Beh, dov'è andata? Ho sentito qualcosa, che sia lei. Ed è così che arrivano le guardie. I cattivoni, in sostanza. Non mi viene mai il gruppo a cui fanno parte, me lo dimentico sempre. Diciamo semplicemente le guardie. Che noia! Non c'è qualcosa di nuovo ed emozionante da fare? Mi sono stancata persino di bruciare carburante tutta la notte per le mie feste. È a questo che le serviva tutto quel carburante? Signora, è in programma la creazione di un nuovo parco di divertimenti. Davvero? Che notizia stupenda, ma non credo che abbiamo abbastanza spazio per farlo qui. Ma
No, sarà costruito alla Eolgona. Hanno giusto un'isola delle dimensioni adatte. Quindi abbiamo deciso di erigerlo là. Cosa? E che ne sarà della gente che ci vive? Sembra fantastico, fate in modo che il parco venga aperto il più presto possibile. Ma certo, ho appena dato l'ordine alle mie truppe. Sgombreremo l'isola e daremo immediatamente il via ai lavori. Stai scherzando? Ma tu non sei la ragazza che... Ops. Uomini, alle armi, la shifter è qui. Devo avvertire Lisa, quindi possiamo anche tranquillamente prendere le guardie e spararle l'una contro l'altra senza problemi. Fatto anche questo... Scendiamo, è sempre qui, vi taglio tutto. Andiamo direttamente da Lisa per informarla di questa situazione. Ricorda ancora una volta una missione di storia, quindi in un certo senso va anche ad intaccare quelle che sono poi le situazioni che avvengono anche con i personaggi principali e secondari dello stesso gioco e della stessa avventura. Siamo tornati da Lisa, vediamo cosa ci dice. Lisa, sta per succedere una cosa orribile. Di che parli? La guarnigione sta inviando truppe alla Eolgona. Cacceranno tutti e prenderanno l'isola. E tutto per costruire un inutile Luna Park. Quindi immaginate, ragazzi, veramente loro prendono un isolotto, radono al suolo tutte le case degli abitanti. Gli abitanti non si sa neanche che fine faranno. Cioè, verranno uccisi, verranno deportati altrove. Non si è ancora capito, ma sicuramente è una notizia bruttissima questa qui del Luna Park. È proprio lo sfizio del ricco che va a gravare ancora di più sulle possibilità del povero. Capisco. Capisco? Non hai nient'altro da dire? I forti prendono ciò che vogliono dai deboli. È sempre stato così. Se aiutiamo la gente di Leolgona, finiremo nei guai. Ma che fine faranno? Non vedi che non abbiamo i mezzi per poter aiutare qualcuno? Lascia perdere, farò da sola. Aspetta! E da qui la missione si sviluppa ancora di più. Corri le case galleggianti, quindi anche qui acceleriamo il tutto e andiamo direttamente a destinazione. Ed arrivati appunto a destinazione scopriamo che già l'isolotto sta andando in fiamme. Devo fare qualcosa prima che questo posto sia divorato dalle fiamme. Devo trovare un modo per spegnere l'incendio. Come posso fare? Per fortuna qui vicino a noi c'è appunto l'isolotto che contiene la cisterna con l'acqua. C'è dell'acqua, posso usarla per spegnere il fuoco. Quindi così come nella micro missioncina all'interno di questa missione di storia dove andiamo ad innaffiare le piante, stavolta l'acqua servirà a spegnere l'incendio. Antincendio, avvicini lo specchio d'acqua, vermicerchio per la stasi e poi lanci l'acqua contro il fuoco, molto semplice. Nel mentre però ci saranno anche dei nemici che ci verranno a dare molto molto fastidio, quindi dobbiamo eliminare loro prima che vadano poi a riaccendere i vari focolai dell'incendio, perché loro poi sparando riattivano l'incendio un po' a destra e a manca e vanificano il nostro lavoro. Quindi intanto spegniamo quello che riusciamo. Ed ecco qui. Ha funzionato, continuiamo. Infatti, vedete, gli incendi ce ne sono ancora 4, ma ci sono anche 11 truppe della guarnigione. E queste creano problemi. Ovviamente, per far presto, al solito, si scende, campo di stasi, gettiamo le guardie o gli oggetti eventualmente addosso alle guardie o al robottone. Andiamo ad ucciderli tutti e poi spegniamo l'incendio. Facciamo presto perché i danni ad Alguna, se arrivano al massimo, pregiudicheranno poi il completamento della missione, ce la renderanno fallita. Quindi, diciamo che abbiamo la nostra barra vita e la barra vita del posto che non deve essere distrutto. E qui al solito questo è esploso, c'è un po' danneggiato ma non fa nulla. Cerchiamo gli altri nemici che ci sono in giro e facciamo il possibile per eliminarli il più in fretta che possiamo. Eccoli qua sotto. Gli diamo anche un bel aiuto, scendiamo, campo di stasi e cominciamo a spararli tutti. Ok, ne restano 4. Ce n'è uno laggiù in fondo, un bel calcio gravitazionale così facciamo in fretta. Non c'è ancora molto da fare. Ne arrivano anche altre purtroppo. Facciamo sempre più in fretta possibile. Ecco le altre che vengono scaricate. Quindi in questo lasso di tempo ci affrettiamo. Andiamo a prendere un po' d'acqua e cerchiamo di spegnere più incendi possibili. Se facciamo bene, in teoria, prima che gli altri nemici vadano ad intaccare ancora di più il villaggio, qui riusciamo a spegnere tutto. Ok, quello è stato proprio distrutto, quindi l'incendio non c'è più. Andiamo a spegnere anche questo qui sopra, purtroppo non abbiamo un'altra sfera d'acqua e vedete come loro poi li riaccendono, quindi ricominciamo a combattere i nemici. Ok, tiriamo tutto addosso al robottone, che è il pericolo sicuramente più pressante. Questa guardia è stata uccisa, andiamo alle altre. La buttiamo di fuori.
Ok, le guardie al momento sono finite, quindi molto molto velocemente andiamo a recuperare ancora acqua. Genera stasi, torniamo indietro e iniziamo a spegnere. Lanciamo con cerchio, il primo incendio è fatto, è sistemato, il secondo anche, e il terzo anche. L'acqua è qui vicino, quindi recuperiamo ancora. Vedete, in realtà le guardie in tutto erano 19, quindi sono due ondate di nemici. In realtà sono principalmente tutte piccole guardie, sono 17 guardie e due robot più grandi. Ok, e tutto è fatto. Arrivano ancora nemici, quindi combattiamo anche la terza ondata. Tanto ormai incendi non ce ne sono, in teoria stiamo a posto. Togliamo l'acqua che in realtà non fa danno. E affrontiamo i robottoni rimanenti che danno più fastidio. Riprendiamo a suon di calci gravitazionali se non possiamo raccogliere nulla con la stasi, così gli spacchiamo i pezzi. E poi ricicliamo i pezzi che si rompono come al solito per tirarli di contro. Se avete bisogno di vita, vedete che le gemmine verdi anche in questo caso assolutamente non mancano. Ok, cerchiamo di colpirli da tutte le parti. Ok, qualcosa l'abbiamo preso, glielo tiriamo addosso. E da qui è tutta una distruzione continua. Ok, anche questo è quasi del tutto distrutto. Ok, la guardia scappa, ne arrivano anche altre, le buttiamo tutte di sotto, uno contro l'altra, ecco così. Così è rimasto solo il robottone, grosso modo. E andiamo a eliminare anche lui. A posto. Per quanto ancora volete continuare? Per sempre, se dobbiamo. Capitano, non dovremmo richiedere altri rinforzi? Sì, credo che sia ora di usare la nostra arma speciale. Perché non vi arrendete e ve ne tornate a casa? Vieni, vento scuro, e questa è la loro arma speciale. Per tutti coloro che hanno giocato Gravity Rush 1 riconosceranno questo personaggio, per coloro che invece non lo conoscono a breve spiegherò chi è. Appena la storia ce lo permette vi dirò chi è, così non vi spoilerò comunque nulla. Raven? Raven! Botte ovunque. Sì, vai, vento scuro. Oh. Ma con più tempo, cosa? No, capisco. Qui abbiamo finito, ordini dall'alto, si torna alla base a tutta velocità. Se ne vanno così, siamo salvi. Ovviamente veniamo presi e riportati direttamente alle case galleggianti dei Vanga per essere curati. È soltanto un graffio. Da come si comportava il centopiedi furioso, pensavo fossi morta. È questo che succede se provi a fare l'eroe. Rischi di finire ucciso. Raven, perché? Cosa? Hai detto proprio Raven? Fu così che mi riunii a Raven, dopo che eravamo state entrambe risucchiate da quella strana tempesta gravitazionale tanto tempo prima. Purtroppo però il nostro incontro non andò come previsto. Quindi ragazzi, in realtà Raven è la migliore amica di Kat per l'appunto, e anche questa ragazza ha il potere di poter modificare la gravità, esattamente come noi. Il suo animale di supporto non è il gatto come per noi che è Dusty, ma è un corvo, come avete visto anche dal filmato precedente, che è questa ragazza con i capelli neri e viola, in questo momento neri e viola. Raven era irriconoscibile con quella strana maschera di ferro e non avevo idea del perché volesse farmi del male. Sono certa che fosse Raven, devo trovarla e dimostrarlo. Da qui ragazzi, anche diciamo la sesta missione di storia è stata completata, quindi al solito come sempre andiamo su missione e vediamo che il tabellone si è nuovamente aggiornato con la missione di storia Cuore Vagabondo, tre missioni secondarie che si chiamano Sogno Celeste, Figlio al Prodigo e Ti Cerco, e la missione di sfida Battaglia Campo di Stasi, nella zona Case Galleggianti. Quindi ragazzi, detto anche questo, non mi resta altro da dirvi che anche per l'ottavo episodio della nostra serie di Gravity Rush 2 è tutto. Vi ringrazio come sempre per il tempo che mi avete dedicato e spero veramente di esservi stato d'aiuto. Ultime due cosette al volo, vi ricordo che è disponibile la pagina Facebook sempre chiamata Mastro Ditto e che se il video vi è piaciuto per favore condividetelo sui vostri profili social, Facebook o Twitter o anche tutti e due se volete che vi fa piacere, se pensate che lo merito, perché in questo modo mi darete un aiuto enorme, veramente ragazzi enorme, a far crescere il nostro canale YouTube, per farlo conoscere a più persone, ai vostri amici o comunque sia ai ragazzi che se lo meritano. Quindi ragazzi, grazie ancora a tutti per il sostegno e al prossimo video. Ciao!